tanti anni. Abbiamo imparato benissimo l'importanza di certe cose e ci siamo allenati moltissimo nel nascondere ogni nostro sentimento o pensiero negativo. Il negativo è negativo. Noi ci siamo allenati per non turbare gli altri. Insomma, soprattutto quelli dello scalino superiore. Un trio di fuori classe del teatro italiano assieme per la prima volta nello spettacolo Danzando con il Mostro. Serena Ballivo, Mariano D'Ammaco e Roberto Latini, tre vincitori del premio UBU, il più prestigioso riconoscimento del teatro italiano, sono saliti sul palco del teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino per il secondo appuntamento del 2023. Lo spettacolo porta in scena un viaggio nella mente di un individuo, nel suo tormento, nella sua sfida con se stesso. Ah, allora, in Danzando con il Mostro, che è uno spettacolo dove ho avuto l'onore di poter comporre e firmare l'opera insieme a Serena Ballivo, mia compagna abituale, ma un artista anche come Roberto Latini, in realtà in Danzando con il Mostro in effetti c'è un elemento scenografico a cui fanno riferimento i materiali dello spettacolo, che può essere letto come una torre, forse una torre dell'orologio, forse una torre dove c'è una finestra. È un luogo, in questo Danzando con il Mostro, che è una specie di allucinazione, dove noi chiediamo allo spettatore di abbandonarsi e di sognare insieme alle visioni che si succedono. In qualche modo diciamo che anche questo luogo può assumere vari modi di essere letto dallo spettatore. Forse è semplicemente la finestra di casa di qualcuno, forse una torre dove vive qualcuno, chissà chi, forse una torre con un orologio.